Questo è un video un po' particolare perché userò YouTube per ringraziare i miei amici che sono stati molto carini e che mi hanno fatto un regalo stupendo e quindi appunto ci tenevo a ringraziarli proprio sul mio canale. E poi farò vedere anche gli altri regali che ovviamente mi hanno fatto la mia famiglia e mio marito, quindi ringrazio, un ringraziamento generale. Parto subito però dal regalo appunto dei miei amici, che è fantastico, si capisce già dalla busta. Infatti appena ho visto la busta di Sephora ero pazza di gioia e quando poi l'ho vista piatta, insomma, ho detto, cosa ci sarà mai, insomma, prodotto così sottile. E invece ta-ta-ta-ta! Sì, mi hanno regalato praticamente la carta e contiene abbastanza soldini, parecchi soldini e insomma sono veramente contenta e soddisfatta insomma del regalino dei miei amici. Grazie Laura, Chiara, Claudia e Simone, quindi vi ho nominati e quindi siete presenti all'appello. Grazie ancora e un bacione per essere venuti alla mia festa qui in giardino. Ora passiamo alla mia famiglia che mi vizia, sì lo so, mi viziano, quindi un ringraziamento particolare va a loro, se riesco ad aprirla, ecco. Questo è il regalo della mia famiglia. È fantastico, io adoro Hello Kitty, lo so, adesso magari ci sarà qualcuno che dirà, hai 34 anni, adori Hello Kitty, ognuno ha le sue passioni, quindi una di queste appunto è Hello Kitty e una bellissima penna. L'adoro, stra bellissima, bellissima, bellissima. Poi non poteva mancare mio marito. Quindi mio marito praticamente è un regalo un po' scelto, obbligato, insomma, si sa che poi ai nostri mariti obblighiamo a farci regali e quindi un grazie particolare ad Antonio, che si chiama Antonio, un bacione a mio marito, paziente, molto paziente, sì, è vero. E quindi mi ha regalato questa bellissima piastra della GHD sottile, insomma, piace tanto il verde, poi io adoro il verde, è uno dei miei secondi, lo sapete già tutti, sì, adoro il verde, ma soprattutto io adoro questo packaging, cioè la GHD secondo me si è superata, poi non lo so, ditemi voi, cioè appunto con questa piuma di pavone che non poteva mancare sul mio canale, visto che c'è proprio un tutorial, se vi interessa andatelo a vedere perché è veramente carino. E quindi questo è stato il regalo di mio marito. E cos'altro vi volevo dire? Sì, volevo ringraziare tutti per tutti gli auguri, le mie amiche, la Rita, Marilena, l'Alessia, tutti mi hanno fatto gli auguri. E, se ho dimenticato qualcuno, vabbè, farò un altro video perché devo fare un'altra festa. E quindi sì, ormai è una consuetudine, ogni volta che compio gli anni faccio tipo 3-4 feste, insomma, sì, da pazza. E volevo solo dirvi che lo smalto che indosso ora, non applicato benissimo perché mi rendo conto che può dare molto di più, è questo qui della Deborah. Ed è l'effetto Scarabeo, fantastico, numero 451. Io ve lo avvicino come al solito, ma sapete già tutti che la mia macchinetta è fuffa, quindi però spero si notino i riflessi. È fantastico, sempre perché appunto secondo me va sul verde, quindi ok, verde tutta la vita. E dai, mettiamocelo in questo video così non vi assillo più di tanto. Sono andata la notte rosa Lodi e c'era l'erbolario aperto, praticamente dovevo comprare le mie salviettine perché solo con loro riesco a struccarmi. E cosa è successo? Praticamente compilando un modulino che c'è lì sul bancone, la ragazza mi ha detto appunto, perché sai, poi il giorno del vostro compleanno l'erbolario vi manda una cartolina a casa con la quale poi venite qui in negozio e ritirate il vostro regalo. Ragazze, questa era la bustina delle salviettine, ma la bustina del regalo era il triplo. Infatti mio marito pensava fosse quella la busta dei miei acquisti, invece l'ho deluso alla grande perché ho comprato solo le salviettine e il paccozzo grande era il regalo dell'erbolario. Oltretutto uno dei regali lo può usare lui perché appunto sì, sono soggetto allergico, non ho detto benissimo a che cosa, tanto mi sto combinando. Sono allergica, cioè io ho avuto una dermatite
ed è con effetto desquamante. Quindi non posso utilizzare il sapone, i detergenti che si vendono in commercio, ma lo acquisto in farmacia. Insomma, io acquisto una maniera proprio particolare per questi soggetti che soffrono di questa patologia. E quindi, tornando alle cose carine, questo è il primo regalo che appunto utilizzo a mio marito, che è un bagno doccia, un bagno schiuma all'aloe, ed è full size, come si può notare. Questo è uno dei regali. Poi mi hanno nel pacchettino, c'erano le saponette, queste sono troppo belle perché sono piccoline, ce n'è cioè una serie, aspetta, io ve la faccio vedere perché è troppo bello. Io ho aperto, ho detto no, ci sono tutte queste saponette messe così, so. Poi ho confezionato una volta e profumano da morire. Se vi piace il profumo proprio di pulito, la linea è Mirae. Alla mirra penso, si vedrà, spero di sì. Comunque la mirra dell'erbolario e comunque sì, le mani le lavo comunque con altri saponi, non dovrei, però quelle dell'erbolario li tollero. Ho paura di utilizzare qualcos'altro sulla pelle del corpo, quindi per il corpo appunto utilizzo solo la linea di farmacia. E infine, tada, il profumino di Narciso, che c'è cioè profumino, è l'estratto di profumo da 15 ml, anche perché veramente ne basta pochissimo, l'ho messo e anche questo è fantastico, è qualcosa di, non so, stupendo, poi soprattutto quando te li regalano, non so, sono sempre più buone e più belle le cose. Quindi questo era il pacco, era il sacchettino che mi ha regalato l'erbolario per il giorno del mio compleanno. Quindi iscrivetevi, compilate schede, così vi danno questi regali, ogni tanto insomma ci vuole, ecco. E l'erbolario da sempre comunque campioncini, quindi evviva l'erbolario in tutti i sensi, perché ci sono i campioncini dei solari, insomma non ce n'è pochi, va bene, ok, uno per diciamo per tipologia di prodotto, però non sono pochi, cioè 1, 2, 3, 4. A volte poi te ne mettono anche più di uno di questo pacchettino che poi sono fantastici, cioè cartoncini sono tutti, li puoi portare via quando vai in vacanza, un weekend, prendi questo sacchettino dell'erbolario con i suoi prodottini dentro, fantastico. Quindi che dire, un compleanno bellissimo, anche perché ovviamente in coincidenza c'era la notte rosa, io adoro il rosa, quindi a lei è proprio di tutto e di più. E quindi nulla, cioè felice, felice, felice. E questo era appunto il video per ringraziare soprattutto le persone che hanno reso comunque più bello il giorno del mio compleanno e che hanno partecipato. Quindi questa è sempre la cosa più bella, avere vicino la famiglia, gli amici. Non c'è altro secondo me che ti rende più felice. Poi certo ci sono i regali, però la loro presenza secondo me è fondamentale. Quindi con questo finale un po' mieloso, volevo anche ringraziare tantissimo, fatemelo dire, Michela, perché Michela è la mia prima grande sostenitrice, quindi non potevano mancare ringraziamenti anche a lei, perché così chiudo con i ringraziamenti. E ho nominato veramente tutti e vi voglio bene e basta, se no poi mi commuovo. No, così poi non va. E spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito e grazie anche a tutti voi. Un bacio, ciao!